a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi ho preparato per voi un What I Ate in a Week versione pranzo. Quindi non farò vedere tutto quello che ho mangiato nella settimana, sarebbe stato impossibile riprenderlo, ma tutti i pranzi che ho fatto nell'arco di una settimana, partendo da domenica, quindi arrivando a sabato. Questo perché viene sempre richiesto questa tipologia di video, non so perché, evidentemente siete curiosi di sapere quello che mangio. Io vivo in Calabria, quindi il cibo è molto importante per noi. Non mangiamo mai tanto per riempirci, ma mamma fa sempre tanta attenzione sia alla qualità del cibo sia a quello che ci va poi a mettere nel piatto, quindi al risultato finale. Allora, partiamo da domenica. Domenica mamma ha preparato le lasagne con la zucca, la besciamella e forse c'era anche dello speck dentro, non ne sono sicura. Poi il soffritto di carne, è un modo per cucinare la carne molto particolare che si usa fare nella mia famiglia e noi lo chiamiamo soffritto, in sostanza è carne di maiale, rosolata col pepe rosso, il vino bianco e l'olio, insomma, vabbè, una cosa molto, molto succulenta. E per depurarci un attimo, anche le verdurine semplicemente bollite, erano delle bietole se non sbaglio. Lunedì a pranzo abbiamo mangiato tagliatelle al pesto fatto rigorosamente da mamma. Noi amiamo il pesto che fa mia mamma, ovviamente basilico fresco, aglio, parmigiano, lei vabbè non mette i pinoli perché noi non ci cambia se ci sono o no, è molto molto buona. Ok, martedì invece c'è stato tipo un plot twist, perché a pranzo non ho mangiato nemmeno mio padre, perché è andato a pesca dopo il lavoro, mio padre ha il lobby della pesca e quindi non abbiamo pranzato. Quindi vi faccio vedere la cena, perché mamma ha deciso di fare una cosa bella sostanziosa a cena, dato che non avevamo pranzato, diciamo, cioè avevamo mangiucchiato qualcosa all'ora di pranzo, però niente di che. E quindi ci ha preparato un mega hamburger, cioè mi ha preparato, perché solo io l'ho mangiato l'hamburger, un mega hamburger di manzo e suino insieme, quindi 50-50 diciamo. Poi delle verdurine di campo passate in padella, sono verdurine che lei compra alla Coldiretti e sono molto molto buone, è un insieme, un mix di verdurine di campo insomma, quindi di varie erbette messe insieme. Lei prima le pulisce, poi le bollisce e poi le passa in padella con una testa d'aglio e un po' d'olio, sono veramente spettacolari. E poi io sopra l'hamburger io ho messo una strisciolina di questa frittata fenomenale che invece hanno mangiato loro. Una frittata sempre con le verdurine, fettine di salsiccia e provola. Mercoledì invece ho preparato una fenomenale pasta con il tonno. La pasta col tonno, diciamo che in casa mia si mangia super spesso, preferiamo quella col tonno fresco, come in questo caso il tonno l'aveva pescato papà. Io lo preparo semplicemente con olio, aglio, cipolla, un goccino di vino, faccio rosolare il tutto, gli aggiungo un po' di pomodoro, finché si assembla, diciamo, il tutto si fa un buon sughettino, dopodiché gli metto il tonno dentro, lo faccio rosolare un po' e piano piano gli aggiungo poi anche un po' di acqua di cottura della pasta, mentre la pasta sta cuocendo ovviamente. Poi tolgo gli spicchi d'aglio, gli ho messo anche due olivette e due capperini e poi gli ho buttato dentro il tonno finché si è bello cotto, perché comunque erano pezzettoni belli grandi, quindi ci voleva un po' per cuocersi. Io ho messo gli spaghetti, no, le linguine dentro e il piatto era veramente ottimo. L'ho fatto io perché mi piace cucinare, quindi solitamente cucina mamma a pranzo perché si sveglia per cucinare, insomma, così prepara già da il sugo con cui condire la pasta, comunque così lo prepara prima di andare al lavoro, però il pesce solitamente lo cucino io sul momento. Giovedì, anche in questo caso, mamma ha sfruttato queste verdurine di campo che aveva comprato alla Coldiretti. Ne ha preso un bel po' perché ha visto che effettivamente ci sono piaciute tantissime e ha fatto un mega brodo super ricco. Quindi ci ha messo dentro pomodori, patate, carote, verdure di campo, non so cos'altro ci fosse, spinaci. Insomma, tanta roba, è uscito un brodo stupendo, abbiamo spezzato gli spaghetti, ce li abbiamo buttati dentro, proprio tuffati. Il risultato era veramente
spaziale. Poi io amo i brodi in tutte le loro forme di carne, di pesce, di verdure. Quindi veramente io quando ci sono brodi per pranzo, per cena, più felice di me non c'è nessuno. Anche se questo era molto semplice, ma nella sua semplicità veramente. Venerdì mamma ha fatto invece, ci ha deliziato con una meravigliosa pasta e salsiccia. Mamma oggi ci ha voluto fare un pranzo speciale, perché per me è veramente speciale. E infatti mangiamo, oddio la luce, ciao, se n'è andata un attimo. Eccoci qui, pasta col sugo della salsiccia. Raga, non vedo l'ora di mangiare, giuro, mi faccio 2000 grammi di pasta. Fondamentalmente cosa fa? Fa rosolare la salsiccia in un po' di olio con l'aglio e un goccino di vino. Dopodiché, dato che la salsiccia comunque è molto molto salata, gli butta il sugo dentro e aggiusta eventualmente di sale, ma solitamente non va nemmeno aggiunto il sale. Lascia cuocere per bene il tutto e dopo una ventina di minuti è pronto questo meraviglioso sugo. Io amo sbriciolarci la salsiccia dentro, però c'è chi la mangia intera. E infine sabato abbiamo mangiato la pasta e gamberi, anche questa gamberi freschi presi al peschereccio, che io ho il porto di fronte a casa mia. Oggi preparo io il pranzo e faccio una pasta e gamberi. Papà ha preso i gamberi freschi dal peschereccio l'altro giorno, quindi qui l'unica cosa che è già pronta, perché va preparata precedentemente, è il fumetto, cioè tutte le teste, il carapace, insomma i resti, ecco appunto, dei gamberi vengono messe con un po' d'acqua e un po' di alloro, fatte bollire, e si crea praticamente il fumetto, liberano praticamente tutti i sapori e gli odori nell'acqua con cui vengono appunto fatti bollire, in modo tale da allungare poi piano piano il sughetto che vado a preparare. Iniziamo subito. La pasta ai gamberi si fa esattamente come si fa la pasta e tonno, quindi stesso procedimento, un po' di aglio, un po' di cipolla, olio, si fa rosolare il tutto. L'unica differenza è che non ci sono assolutamente capperi e olive, il vino è bianco o rosato, noi non avevamo il bianco in questo caso. E niente di diverso, c'è che ovviamente i gamberi sono più delicati e quindi non si mette tanta roba come nel tonno, quindi non tanta cipolla, non tanto aglio, si fa un po' più delicato, insomma meno pomodoro per esaltare il sapore del gambero. E in più si aggiunge il fumetto, un bollito degli scarti del gambero. Questo aiuta a dar sapore ovviamente alla pasta, anche perché la pasta a metà cottura va unita ai gamberi e va continuata la cottura della pasta stessa in questo fumetto che viene a poco aggiunto nei gamberi e nella pasta stessa. Così questa settimana di pranzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto sempre su questo canale, ciao!